Comunque stavo ragionando che ogni volta che mi faccio la barba perdo 10 anni di vita e sembra che la mia età oscilla fra i 20 e i 70 anni. Un po' come Sifu, però ovviamente io a 70 non ci arrivo dopo aver provato il mazzo di oggi. Ma buongiorno carissimi, bentornati sempre qui al Cap, bentornati sempre qui sul canale, bentornati sempre qui su Marvel Snap. Oggi dobbiamo in qualche modo ritagliare un video apposito su Marzo che all'interno di questa season io non avevo mai e dico mai provato, cioè se non sporadicamente qualche volta in live. E siccome siamo agli sgoccioli e domani ci sarà una nuovissima season in cui io ripongo ogni volta, ogni mese le speranze più pure di un meta un po' più omogeneo, ma ovviamente sappiamo tutti che io mi faccio di cose veramente pesanti, però io comunque vi invito all'iscrizione al canale visto che domani andremo ad analizzare appieno quello che ci potrà aspettare verso le ore 20 e ovviamente poi domani sera andremo in live pazza per scoprire tutto quello che è il pass e tutto quello che ne consegue di Marvel Snap. Allora andiamo col mazzo. Allora, tralasciando il fatto che io in questo video voglio in qualche modo arrivare a top 2K, no? E tralasciando un attimino il nome del mazzo, cos'è che c'è in questo mazzo di bello? Tralasciando che ho appena shoppato la pandarte di Shang, che in qualche modo io riterrei l'oggettivo più giusto per questa variant. Elegante, sontuoso, oserei dire, perché, cioè, è vero che fa la sua sporca figura anche l'infante, però, raga, ma vogliamo metterla quanto cazzo è bella. Ora, io ho un problema con questo mazzo, perché io so che molti di voi amano il deck con la Fenice, io so che è un deck goliardico, so anche che può fare dei punti esponenziali se ci fa tutta la combo come deve andare, però qual è il punto, ragazzi? Cioè, è un mazzo che, se ci pensate, vuole in qualche modo andare a trovare le nostre carte move, ovvero Human Torch e Multiple Man nei primi turni. Anche le nostre carte di distruzione di massa servono nei primi turni, ovviamente prima del turno 4, in cui noi dovremo andare sicuramente a fare la Forza Fenice. Quindi è un mazzo che in qualche modo il turno 4 è della Fenice. Ok, se noi bricchiamo, dobbiamo avere per forza Shuri per fare Nimrod, per fare poi turno 6 un devastantissimo Nimrod in tutti i campi e chi si è visto si è visto. E a me non fa tanto impazzire perché? Perché visto che si basa molto sulla forza Fenice che devi averla per forza al turno 4, tu immagina che distruggi le carte Human Torch, Multiple Man e sprechi già le tue carte di distruzione e poi tu hai bisogno di distruggere Nimrod in qualche modo con Shuri. Che fai poi? Quindi bisogna un attimo capire il tutto. Io ovviamente una possibilità glielo do al mazzo e cercherò in qualche modo di essere il più neutrale e oggettivo possibile e non andare subito a invocare qualche divinità antica e remota dell'entroterra. Quindi ecco, già un mazzo, cioè un mazzo, il ragazzo già che si chiama Sangue della Fenice. Ritorneremo! Nel senso, ora vedete, questa è una situazione molto ambigua perché abbiamo due carte di distruzione e ovviamente... Oh, pure con l'un. Vedi, perfetto. Si passa. Si passa in una maniera assurda. Adesso tu mi dai carnage, mi dai Human Torch. Cosa vuol dire questo? Che io già al turno 4 sono un pochino messo alle strette. Nel senso, io che faccio? Voglio andare a distruggere per cercare di tobeccare la Fenice? Capito? Non è una cosa molto bella. Ma io setterei solamente la Human Torch e basta. Ok. Poi, cosa vorrei fare? Vorrei andare a settare Shuri. Perché mi sa che già ci siamo visti con la Fenice, cioè ormai non ci capita. Giusto? Bene, molto bene questa roba, molto bene questa roba, molto bene questa roba. Carnage, poi Fenice turno 5? Mamma mia, ambigua sta roba. Ambigua, ambigua, ambigua. Veramente ambigua. Ora, vabbè, sì. Sì, e poi il turno 6 vediamo. Turno 6, vediamo come possiamo imbastire. Cazzo, e questo succede, sai perché? Perché io non credo nel cuore delle carte. Dovevo crederlo. Cioè, io non credo nella potenza e ambizione della Fenice. Che mi dai? Raddoppia la forza di questa carta, però è ambiguo. Molto ambiguo. Vabbè, io la gioco. La gioco. Guarda, ma io ho perso un turno, sai cosa vuol dire che con la Fenice ho perso un turno? Però va bene, facciamo finta che non è successo niente. 100 posizioni. Oh no, 100 no, un po' di meno. Però vedi come incute timore la Fenice, perché? Perché c'è il titolo del mazzo che incute timore. Però facciamo finta che non è successo niente. Officina Riparatore, allora vedi, io preferisco più Multiple Man.
Che Human Torch da poter distruggere intanto. Multiple Man lo settiamo. Kitty Pryde, perfetto. Ora, l'unica carta che ci può rompere in qualche modo le scatole, sai chi è? È Armor. Perché se lui mi butta Armor su Multiple Man, io che devo fare? Che fa? Per un più 2 di forza. Bello questo, sai. Molto bello sto power up. Unico penoro qui. Quanto per. Oppure ce lo potremmo benissimo tenere, ma sai che c'è? Ma giochiamola, ma giochiamola. Giochiamola. Poi sarebbe molto bello andare a distruggere con Deadlock. Me la dai la Fenice così sono tranquillo? No, beh. Cioè, ora, in questa situazione, che succede? Che io devo andare sempre in qualche modo a sperare. Capito? Devo andare a sperare in qualche modo che la cosa possa funzionare. Bello Deadlock, va bene. Hope Summer lì. Shank. E Shuri. A sto punto. E gioca Shuri a sto punto. Sperando che mi dia la forza Fenice. Questa non è una situazione fantastica comunque, perché io potevo fargli veramente molto male. Nimrod. Nimrod ok. E Nimrod ok. Io la posso prendere la prima in qualche modo? No, beh, non la prendo. Ma che cazzo fai, frate? Vabbè, guarda, non ti snappo perché tanto concede. Ok, perfetto. Regà, il mazzo più forte del gioco. Vabbè, lasciamo stare, lasciamo stare, lasciamo stare, lasciamo stare, lasciamo stare, lasciamo stare. Cioè, questo qui ha pensato bene di fare Galactus perché ragionava che io andavo a fare che cosa. Io penso che comunque è molto predittabile Felice perché non ci sono tante variazioni di mazzo. È sempre quello. È sempre quello. Non cambia. Quindi GG è anche una preghierina per il ragazzo di prima. Subterranea. Questo è un disastro subterranea. Questo è un disastro. Cioè in un mazzo del genere in cui si basa molto sul pescare le carte giuste che tu mi metti altre... Eolè. Eolè. Comunque, ora tralasciando le due possibili soluzioni che sono ovviamente tutta la combo con la Fenice. Perfetto. Dobbiamo fare una cosa? Possiamo fare una prova così goliardica? Nel senso, perché se io faccio un Human Torch qui e faccio due Ghost Spider adesso per poter in qualche modo giocare qualcosa. Che dici? Sì, dai, ci voglio provare. Voglio provare a fare sta porcata, voglio vedere quello che esce. E Burimu e Kitty Pryde, ok. Ok, tu vai a 4, adesso dovrebbe andare ad 8, no? Olè, perfetto. L'unica cosa è che adesso se io vado a distruggere c'è la possibilità che... Vabbè, fratello. Quello che vuoi tu. Ora, insomma, no, io non farei questo. Io non farei questo. Io quello che vorrei fare è fare Venom al centro. Turno 5. E turno qua. E turno 6 fare Arninzola. L'unica play che mi verrebbe da fare comunque. È un'unica play umana. Il problema è che lui avrà War Machine in Twin Fin Out al centro. Questo è goliardico come cosa. Vabbè, facciamo così. Guarda, facciamo Deadlock. Facciamo Deadlock alla fin fine. Facendo Venom al centro di turno 5. Gli do anche i punti. Me lo potevi andare a destra comunque. Potevi andare a destra. Ma potevi andare a destra comunque. E Venom al centro. Oppure mi delizi di qualche altra cosa. Ma manco per il pene, fratello. Non ho che fare. Non ho che fare semplicemente, però. Se
Ci pensate, fare un Venom al centro in tua Arninzola potrebbe essere parecchio interessante come roba, perché anche Arninzola si sdoppia. Ok. Il problema mio è War Machine. Perfetto. Jeff, perfetto. E Kitty Pryde. Quindi, ragionando un attimo con calma, anche se lui mi facesse, non lo so, cioè adesso mi farà infinauta. Io, a me non basta sta roba. A me non basta sta roba per vincere. Cioè, anche se faccio Shang in play, ok, a me non basta per vincere. Non posso. Ma io voglio provare. Comunque, io ti regalo due cubi, te li regalo. Voglio vedere quello che fa Venom Arninzola. Cazzo, non ci arrivo ugualmente. Non ci arrivo ugualmente, peccato. Ritorneremo! Non era brutta come play, comunque. Non era brutta. Il problema è che ha fatto Shang e Doom. Del giro di Cristo. Cioè, capito qual è il problema del mazzo? Il problema del mazzo è fondamentalmente questo. E bricca. E il brick del mazzo, cioè, è molto elevato all'interno della Fenice. Però alla fin fine si è portata dietro comunque i primi due game. Goliardico, però sì, funziona. Ora, siamo stati parecchio sfortunati, questo è vero. Vediamo di fare di meglio. Certo, ovviamente. Comunque, io stavo a dire un'altra cosa, un'altra roba stavo dicendo. Cioè, nel senso. Ah, ok, perfetto. Non sottovalutiamo comunque la location che ci può dare il gioco, no? Perché se ci pensi. L'ultimo almeno qui è ottimo. Se ci pensi, ci sono anche tutte le altre location che possono potenziare il. Ritorneremo! L'engine del Destroy, no? Come per esempio Vasche di Clonazione, come per esempio il Laboratorio di Shuri, Regno dei Morti, con anche facendo, che so, tipo, lo Shuri è Nimrod lì, è spaziale come roba. E vado a distruggere. Andrò a distruggere. Allora, Teatro del Tempo mi ha rallentato veramente tanto. Devo tu beccare il. Frate, ma che cazzo giochi? Cioè, ma quando? Io, cioè, io spero che tu l'hai giocato solamente perché hai la variante spettacolare. Che è veramente una variante veramente fenomenale. E che ti gioco io? Niente. Devo aspettare. Capite qual è il problema del mazzo? Bene. Bene, benissimo. Perfetto, la Fenice adesso. E io che ci faccio con la Fenice adesso? Che ci faccio? Oddio, posso fare la forza Fenice qui, spostarla e fare Arninzola. Questo è anche vero. Solo che non basterà mai. C'è Apocalisse. E c'è chi? Con le wing. Lui farà Apocalisse al centro, no? Ok, perfetto. Ora, come faccio a vincere io in tutto ciò? Se faccio così, o qua vado a al T8, vado a 20. E non basta. Vabbè, come non vinco? Io vinco con Shang. Io vinco con Shang facendo multiple man. Aspetta, aspetta, ragiona, fai così. E fai così. Allora, io non credo che lui è talmente idiota da farmi Apocalisse lì. Non lo credo. Facciamo questo. No, è stupido. È stupido il ragazzo, perfetto. Ho capito. E io godo che ho vinto sicuramente con la grandissima variant del grandissimo Shang Pandart. Complimenti, fratello. Complimenti. Complimenti, grandissimo. Cioè, nel senso, vabbè che ugualmente se me l'avesse buttato qui, forse avrebbe vinto. Sì, tra l'altro avevo sbagliato pure io perché Human Torch lo dovevo fare qui sul Teatro del Tempo. È vero. È vero, è verissimo questa roba. Perché se mi buttava Apocalisse qui, aveva pure possibilità di vincere con.
differenza punti, perché non mi ricordo quanto era il suo coso. Capito? Perfetto. Andiamo. Andiamo a chiuderla, per chiudere al meglio il mazzo del Risorgeremo and SSS più, perfetto. Ecco, vedi, questa è la location che intendevo io. Vasca di donazione per il Destroy, è ottimo. È ottimo per il Destroy. Quindi potremmo anche optare... Oh, ma vedi, ma questo mi delizzi, ma cioè tu mi delizzi di sta roba. Ce l'ha proprio lui? Sì. Vabbè, però noi... Tanto, multiple man, lo buttiamo qui. Cioè, abbiamo anche il turno perfetto. Ok, Psylocke. Ok, perfetto. E anche perché io posso anche andare a non sprecare il mio Venom, perché Vasca di clonazione è molto bello. Giusto? Giusto. Nidavellir. Anzi, facciamo così, guarda, Human Torch e Ghost Spider. Così mi prendo anche la Ghost Spider, che non si sa mai. Wong, tu dici? Psylocke Wong. Ok, Fenice. Subito. Subito. Che butti tu? Questo c'è fra Azmat. Questo è il deck con Azmat, frate. Io sono sicuro di sta roba. Io sono sicuro di sta roba. Olè. E olè. Anzi, se fai multiple man qui. Vediamo. Vediamo quello che combina lui. Perché ha messo due carte adiacenti al mazzo con Wong? Cioè al mazzo, alla location con Wong. Bello. La prio c'è? La prio c'è, credo. Dici aumenti. Aumenti tutto. Vabbè, io non ho carte che possono contrastare la sua combo, però, eh. Anche Ravonna, frate. Insomma. Diciamo che non è fantastica sta roba, comunque. Diciamo che non è fantastica. Comunque, abbiamo Ghost Spider da fare. Che andrà a prendere questo multiple man. Io farei così. Farei così. Farei così. Lo butti qui. E farei un altro Venom. Volendo. Beh, mi sembra la cosa più fattibile da fare. Poi, se ci pensi, puoi anche pensare di fare un Arninzola su Vasca di clonazione, anche se non ha molto senso farlo. Non ha molto... È come se tu perdi una location facendo Zola. Ok. Ok. Perfetto. E sapete qual è la cosa bella di Vasca di clonazione, avendo Venom? Che anche se lui faccia Shang adesso, spero che lui se lo tenga per il turno 7, e io c'ho l'altro. A quanto ammonta il buon Venom? Perfetto. Mr. Fantastic, ma lui sta cucinando una combo, frate. Accugiando una combo che non ha senso. Non ha senso di esistere. Non ha senso di esistere. Allora, tu cosa puoi fare? Io vorrei spostare Ghost Spider. Dunque. Cioè io vorrei fare così. Voglio giocare Ghost Spider qui. Ok. Anzi, Ghost Spider. Sì, Ghost Spider qui. Ok, i due multiple man qui. Ok. L'altro multiple man qui. Ok. E poi fare Venom. Giusto? Fai così. Fai così, fai così, fai così. Poi che fai? Fai Venom qua. Mi viene la fa solamente sta play. Vediamo se basta.
Ok. Cioè, capito? Gli sposti comunque la possibilità di fare Shang su vaschi di donazione. Non lo so quanto può bastare sta roba, io non so cosa si è inventato sto bro. Ok. Comunque ci difendiamo bene, eh. No, for the Taskmaster, no, for the Taskmaster. Ritorneremo! Assurdo, assurdo. Cioè, nel senso, io avrei vinto se io avessi fatto Venom e Venom su Vormir. Aspettavo Shang comunque. Vabbè, regà, là che è l'ultimo game. Non ci avrei mai pensato che sto ragazzo c'aveva sia Black Panther sia Taskmaster comunque. Non ci avrei mai pensato. Non, ero concentrato su altro, tipo vivente, hazmat, cose. Tutto tranne il buon vecchio e caro Black Panther. Comunque, alla fin fine, io sono soddisfatto del mazzo del risorgere. Cioè, si è comportato divinamente nel senso che quando ha girato il mazzo, l'unico game che non ha girato, alla fin fine ci sta, perché se non gira il mazzo te la devi un attimino cavare in una maniera più goliardica. E non è detto che perdi, ma non è detto neanche che vinci, capito? E in tutti gli altri casi, alla fin fine, quando ha girato il mazzo, ha regalato veramente molte cose belle. Comunque sono soddisfatto di sto mazzo, vi aspetto stasera in live, comunque ciao bro.